Rivolta benissimo, mi ha fatto molto piacere, avevo un po' di preoccupazione per quanto riguardasse, perché aveva in questi giorni accusato un fastidio alla spalla e adesso direi completamente rientrato, ha fatto un bellissimo 52 netto, mattina presto, sono sicuro che ci farà sognare. Ma tu che senti gli umori della squadra, come sta? C'è scoraggiamento oppure c'è voglia anche di dimostrare qualcosa in questi ultimi 3 giorni? Tu hai ancora 2 gare per esempio. Però molti dei delusi eccellenti sicuramente avranno modo di rifarsi nelle gare che mancano da qui alla mattinata, mentre è cominciata la prima parte di gara con Martina De Memme. Dunque chiedici tranquillamente la linea, qualunque tipo di ospite interessante dovesse. Martina De Memme, corsia 7, la terza dal basso. Ha vinto l'Università di Martina nei 400 e negli 800 di libero, sempre con un rush finale impressionante in cui ha ribaltato quello che sembrava l'ordine della gara stessa. E questo non vuol dire che debba rimanere troppo distante dalle prime, perché altrimenti diventerebbe davvero molto staccata, con questa densità mostruosa che si sta creando in tutta la parte centro-alta della vasca. È brutto gareggiare da 2 metri dietro, almeno rimanere più a contatto, questo sarebbe importantissimo, visto che il passaggio a 2.5, 71, 70, 77 insomma non era così proibitivo per un atleta che ieri ha nuotato 1.58 e mezzo in staffetta. Capas, corsia 3, la quarta occupata dall'alto, sono lì Capas, Carlin, Shu, Pinto, corsia 3, 4, 5, 6, corsia 7 invece vede uno stacco. Martina De Memme ha perso nei primi metri subito qualcosa, non è riuscita a mantenere l'andatura, la parte alta 300 metri per questa ragazza. Martina De Memme invece così così per ora. Però ha fatto un interessantissimo cambio di passo nel sesto 50, da 32,5 è scesa a 31,88, adesso un po' più lenta, 32,20. Vedi? 32,20, deve stabilizzarsi non sopra l'1,4 adesso e poi accelerare gli ultimi 200 metri. Però sta iniziando a nuotare con maggiore convinzione, era quasi trattenuta, contratta. 16,07 per Martina De Memme, bisogna salire. Però l'ha capito? Ha avuto un sussulto Martina De Memme, 31,8, 32,2, 31,8, adesso ha capito che deve spingere di più, vede nel mirino accanto a sé la venezuelana Andreina Pinto, prova ad avvicinare, distacca un po' rispetto all'azzurra, parte alta, quella cuffia sulla destra, la più spostata di tutte è quella in corsia numero 3 di Podlaska, Martina De Memme, transitata a 5.19.60 con un parziale da 31,5. Sì, esatto, sul 100 più convincente, ho notato in 1,3,5, era 31,98 e 50 di andata, e soprattutto il fatto di risalire su avversari che l'avevano staccata in maniera secca nelle prime due vasche dà enorme morale. Una Martina De Memme che sta salendo come gambata, che sale anche come frequenza, e di conseguenza la linea di galleggiamento è migliorata in maniera sensibile. Sta gareggiando adesso praticamente alla pari con Xu Danlu, quinta nella Martina, sta risalendo in maniera netta quando mancano esattamente 200 metri all'arrivo. Mancano 200 metri all'arrivo, 4 vasche da 50. Boglarka, Capas, problemi zero. Al centro della vasca comincia ad accusare un po' la cinese Xu Danlu, che perde e viene attaccata 2 corsie in là proprio da Martina De Memme. Boglarka, Capas, gara solitaria, all'inseguimento Jasmine Carlin, la britannica che all'inizio di questa batteria aveva fatto la spavalda, poi ha dovuto soccombere, ora accusa un distacco di 2,59. Martina De Memme in quarta posizione, quel costume bicolore che si intravede sulla superficie dell'acqua, cuffia scura per l'azzurra. Terza corsia da Jasmine Carlin, in terza Andreina Pinto, c'è l'attacco di Martina, quarta posizione per lei, 7,26 e 19, il passaggio dell'azzurra, 1,50 da 31,33. E secondo me passa la Pinto in questi ultimi 100, non so come la pensi, 7,26 e 19,
Buon crono per lei, è capace di chiudere in un tempo molto vicino al minuto e sta salendo di velocità. E sale di gambata ancora netta, che determinazione. Questo è un atteggiamento notevolissimo. L'attacco c'è, se si concretizzerà o meno lo vedremo tra 50 metri. Capash 7:54:83, Carlin e Pinto, la venezuelana, nei confronti della quale prova l'attacco Martina De Memme. Non è facile, è un osso duro. No, Pinto ha Andreina messo Pinto, pensavo non ne fosse capace. Resiste, invece sì. Jasmine Carlin invece accusa qualcosa in più, cede di colpo la britannica che nuota nella corsia di fianco a quella della Capash. Allora il sorpasso di Martina De Memme che si concretizza quantomeno nei confronti della britannica, ma anche nei confronti della Pinto, proprio al photo finish. Un grande finale di Martina, 8:26:95, una 50 finale da 29:02, 29:08 quello della venezuelana. Jasmine Carlin quasi non pervenuta, ha perso tutto il vantaggio e Boglarka guarda il risultato con un pizzico di soddisfazione. Il tempo di Martina, ve lo ribadiamo, 8:26:95, 8:25:26 quello della Magiara che ha vinto questa batteria. Sì, batteria in realtà molto lenta che si è adagiata con la De Memme che sale quindi in quarta posizione nella classifica provvisoria. Beh, speriamo, questo sorpasso nei riguardi della Pinto potrebbe essere stato determinante. Ultimi 100 metri di Martina letteralmente volati, 1:07 con questa accelerazione pazzesca negli ultimi 15. Che scherzetto le ha tirato, birichina la De Memme e bravissima. Parole da sottoscrivere in toto le tue, proprio quello scatto finale tiene viva la speranza di Martina De Memme. Questa energia, anche su queste gare lunghe, sei stata molto brava a reagire alla fine. Sì, sono contenta, sono stanca ma sono contenta. Stamattina mi ero alzata e le sensazioni non erano buonissime, perché più che una 4x2 mi sembrava di aver fatto un incontro di kickbox. Cioè, ero piena di dolori, ero un po' abbattuta, però appena sono andata in camera di chiamata ho cercato di raccogliere tutte le energie positive che avevo. Ho detto vabbè, al massimo sarò all'ultima fatica, ora facciamo le corna, facciamo congiuri, scongiuri, speriamo sia la penultima fatica. E sei quarta nei tempi complessivi, però ci sono quelle forti. Infatti c'è Aledecchi, la Friis, insomma gente non da poco, però ci sei anche tu che ti sei battuta molto 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 bene. All'inizio sembravi un po' contratta, non lo so tu come ti sentivi. No, controllavo, ma l'ha detto Stefano, il primo 400 controlla, poi inizia la sua progressione, quella che sa fare meglio. C'avevo la Pinto accanto, il mio obiettivo era per batterla, mi stava un po' antepata, mi guardava già da 400, mi osservava. Sì, allora ho fatto, ma sai, io sono l'ultimo 50, vado io, vai. Ti hai fatto scherzo. Sì, sì, sono contenta, no, non me l'aspetto, cioè, avevo già nuotato 8:28 e 0. Ho fatto, ma se abbasso il tempo, boh, sono proprio brava, non so. Sei brava? No, sì, sì, forse è il caso che me ne convinca, non lo so. No, 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 sono contenta, davvero, un ottimo mondiale. Questa è la sorpresa, perché stavo riguardando le immagini perché non me l'aspettavo davvero. No, no. Un bel periodo in generale, Martina. Sì, sì, in tutti i sensi. Sì. Questo ci fa tantissimo piacere. Ecco, poi magari là ce lo svelerai, non ce lo svelerai, però insomma se le cose vanno, se gli aspetti sono tutti positivi nella tua vita in questo momento ci fa più che piacere. Sì, sì, sì. Che ne pensi di Ledecky, questa ragazza di 16 anni, di Lotte Friis che ha più esperienza, che va avanti e che lotta insieme alla Ledecky, visto anche sui 1500? Una bella bestia questa Ledecky, perché cioè, è proprio un altro pianeta, delle energie che non lo so, non so come descriverle, è sensazionale proprio vederla nuotare, cioè, dei cambi di ritmo impressionanti. È un po' bruttina, bisogna dire la verità, però non serve per nuotare bene. No, 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 però è forte, cioè vorrei essere brutta quanto lei e andare forte quanto lei. Però no, no, è veramente una ragazzina sensazionale, perché poi alla fine è una ragazzina. Quindi ha un sacco di margine di miglioramento. Sì, spero per lei di sì. Grazie Martina. Ciao, ciao a tutti. Hai visto? Mai incrociare lo sguardo di Martina De Memme
l'occhio che incenerisce l'avversario. Troppo buono, mi sa simpatica a quanto pare. No, io sono contenta perché comunque avevo detto che per me il massimo era la ciliegina sulla torta, era fare la finale a questo mondiale. L'ho raggiunta, il mio obiettivo era quello, io sono più che contenta e ora do tutto alla finale, cioè non è che è finito lì l'obiettivo, ora l'obiettivo finale è comunque dare il massimo nell'800 accanto alle big, perché comunque non è da poco quella finale lì. Sono contenta. E brava. Grazie, grazie. Cosa fanno là dietro, Nicola? C'è movimento, rintuzziamo stanno, gli stanno, per andare, stanno tutti quanti per andare a pranzo. Allora c'è collisione alle tue spalle. Sì, c'è stato uno scontro alle tue spalle, Martina De Memme. Si è lanciata sul suo tecnico, sì. Stefano Franceschi, l'ha investito.